Avete letto bene, sì, da oggi l'orario delle visite nei reparti di geriatria, lungodegenza e medicina è esteso e di molto. Succede solo a Padova, nei tre reparti dell'US 15, 16 e 17. Una rivoluzione sperimentale, 6 mesi di prova, poi le valutazioni. Ma se il progetto, che si chiama Porte Aperte in Corsia, avrà successo, sarà esteso anche alle altre US del Veneto, parola del governatore Luca Zaia. Il malato non è solo un corpo da curare, ma una dimensione affettiva, psicologica, quindi curare anche questa relazione, far sì che nell'ospedale si riproducano quelle condizioni familiari, domestiche, sicuramente aiuta il percorso di guarigione. L'ospedale apre dunque le porte, i pazienti si potranno incontrare in una fascia oraria che va dalle 11.30 alle 9 di sera e una finestra al mattino dalle 7.30 alle 8.30 per accompagnare, per chi lo volesse, i propri cari nella colazione. L'idea è partita proprio dal direttore generale dopo un incontro in reparto con un malato. La riforma, la prima in Italia, certo non mancherà di suscitare qualche malumore. Da una parte i sanitari che lavoreranno in reparti un po' più affollati, dall'altra i malati con le loro esigenze. Un cambiamento culturale che coinvolge anche tutti gli operatori sanitari, siano essi infermieri, operatori sociosanitari, medici, e noi per questo abbiamo definito una procedura operativa in maniera da regolamentare quelle che sono le modalità minime di accessibilità. L'azienda sociosanitaria confida nel buon senso delle persone. I pazienti sono divisi tra la ricerca di tranquillità in reparto e il bisogno di non essere lasciati soli. Ho letto io l'11.30 in qualche parte. Quindi bene. Sì, bene. Molto bene, devo dire, molto bene. Approvo. Lei cosa ne pensa? Molto bene, specialmente per chi lavora, così si può organizzare e venire a trovare i propri cari. La possibilità di andare a trovare un ammalato giova sia all'ammalato che ai parenti. Bisogna vedere se questo è compatibile con il lavoro dell'equipe medica.